Allora, noi siamo posizionati qui al rank 31 sotto la Siria. Siamo sotto l'Afghanistan, anche Israele, la Siria e la Germania. I tedeschi sono di più di noi, però questo non significa nulla. Cioè, tu puoi essere anche in di meno, però avere delle tecnologie più potenti del mondo, ma non è il nostro caso. Siamo sotto l'Iraq, la Francia, l'Ucraina, perché stanno succedendo cose. Ma andiamo avanti, tipo verso la fine, vediamo chi sono i top del mondo. L'Egitto è top 10, poi abbiamo il Vietnam con 400.000, quasi 500.000, la Sud Corea con 600.000 soldati attivi, l'Iran, la Russia con 1.014.000, la Nord Corea con... Quanti sono in Nord Corea i soldati? 1.280.000. E noi siamo un decimo della Nord Corea. Poi abbiamo gli United States of America con 1.400.000 più o meno soldati attivi, l'India, beh, l'India però, raga, quanti sta? Qua sono un miliardo, secondo me almeno 2 milioni sono qua in India. 1.500.000 e in Cina sono almeno 2.185.000. Perfetto. Quindi ballano 300.000 soldati tra Russia e USA. Però tipo dalle altre parti... Aspetta, ma la Cina sono 2 milioni. Sono un botto. E mi raccomando, mettete mi piace perché questo mi piace che metterete ora, in questo momento, salverà il mondo e non farà scoppiare la terza guerra mondiale. Amici miei, oggi siamo qui per perché come sapete in Russia stanno succedendo cose, cioè praticamente abbiamo Vladimir Putin a bordo di un orso bruno e Osama Bin Biden che sta cavalcando, come vedete dalla foto, un giaguaro. Oggi vediamo chi di loro due vince. In particolar modo oggi facciamo un approfondimento su Just Your Everyday Occurrence in Russia, cioè cosa succede tutti i giorni in Russia. Quindi cerchiamo di capire perché la Russia dovrebbe intimorirci, intimorire il mondo dal punto di vista militare. I soldati americani non sono capaci di fare questo. Posto, e mi raccomando, dobbiamo sempre pensare che non ci deve essere, soprattutto tra i cittadini del mondo, nessun tipo di discriminazione o comunque avercene nei confronti dei russi, piuttosto che degli Stati Uniti, piuttosto che dell'Occidente, che dell'Oriente. Siamo tutti esseri umani e una terza guerra mondiale, comunque vada, con le tecnologie attuali, seguirebbe una distruzione del mondo e una non vincita da parte di nessuno. Cioè nessuno vince la terza guerra mondiale se ci dovesse essere, moriremmo tutti. Non fate la guerra, ma scopate. Cioè, sono riuscito a bipparla. Allora, qua siamo nello Yakutsk. Praticamente lo Yakutsk è la regione del mondo più fredda. Si arriva addirittura a meno 74 gradi. È addirittura in certi periodi dell'anno più freddo dell'Antartide. Meno 74 gradi, raga, è allucinante. Questo tizio si sta facendo un bagno a meno 50 gradi. Meno 50 gradi, l'abbiamo visto in live l'altra volta sull'altro sito, equivale praticamente a fare un bagno nel fuoco. Cioè, il freddo non lo percepisci più come freddo, ma sì, ma sì, almeno delle scarpe serie poteva mettersele. Ma cosa sta facendo? Tutorial come prendersi il raffreddore, ma non lo faccia! Ma non lo faccia, signore! Meno 50, raga, meno 50 gradi è allucinante. La temperatura massima che io ho percepito erano meno 15 gradi mentre sciavo in montagna. Fine. Basta, ma faceva freddo freddo. Next! Una normale giornata in metro in Russia. Con... la bombola che dà direttamente anidride carbonica da assorbire al bonsai contenuto all'interno dello zainetto da gaming. L'Indiana Jones russo. Alla ricerca della bottiglia di vodka perduta. Perché ci sono due papi? C'è qualcosa che non va in questa foto. Sono... ma quelli che sono? Ma questi... questi non sono Babbo Natale. Questi sono tipo quelli ortodossi. Tipo i preti ortodossi. Tipo i cardinali ortodossi. Non voglio failare. Dovrebbe essere una cosa del genere. Allora, questo bambino credo che abbia capito tutto. No! Signor montatore, mi sa... grazie. 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 È finito? Ok. Se noi ci lamentiamo di Trenitalia e del Frecciarossa, diciamo che nell'est del mondo non se la cavano proprio bene. Questo è tipo il Bari Molfetta.
Però con la... Ma c'ha il ghiaccio all'interno dei vagoni. Ma ha letteralmente nevicato all'interno del treno. What is this place? È uscito da un film horror sto treno. Ma che cacchio è? Ma questo, com'è possibile che abbia nevicato all'interno? Ma è tipo una specie di freezer. Questi stanno all'interno di un treno che non è riscaldato. Questo treno non ha riscaldamenti. Ma questo... Ma che cacchio... Next. Mamma, per accompagnarmi a scuola. Ok, allora, i droni, questa è la cosa dei droni, raga, è fighissima. Il problema è che i droni vengono utilizzati in Russia per far scappare tipo gli orsi, se non sbaglio. Ah, no, è un tizio letteralmente che sta venendo inseguito da un orso bruno. Da un orso bruno che... No, vabbè, raga, ma è tipo... Ma non è tipo iper pericoloso sta cosa. Cioè, nel senso, di base tu non dovresti farti rincorrere dagli orsi. Cioè, è pericoloso stare insieme agli orsi, credo, no? Ok, ma ancora peggio forse è ritrovarsi una tigre. Una tigre per strada. Diciamo che forse è un po' più pericoloso. Ma com'è possibile che siano delle tigre per strada in Russia? Ma le tigre non stanno tipo in India. La tigre della Siberia. In Siberia ci stanno le tigre, tipo. Sì, ci dovrebbero stare le tigri. La cosa che avevo detto prima degli orsi effettivamente poi non si ripercuote nella vita reale. Perché in Russia fanno braccio di ferro, se non sbaglio, anche con gli orsi. Ma di che parliamo? Cioè, ma bisogna aver paura della Russia. Riescono a comunicare con gli animali, con gli orsi. Ma è pazzesca sta cosa. Fanno braccio di ferro con un orso. Ma perché? Ma questo tizio è enorme, più grosso dell'orso stesso. Ma è gigantesco sto tizio. Ma perché fanno questo? Quando nevica, allora a Milano la gente dice: no, ma nevicato, non posso prendere la mia macchina. E allora, guardate questo video e poi vi lamentate per davvero. Allora, qua non c'è spazio a neve che tenga, perché quando nevica in Russia nevica tipo 6 metri. Ed effettivamente poi i disguidi sono reali, non come a Milano. Quando piove la gente non capisce un cavolo. Quando nevica ancora peggio. Next. Una lepre. È una lepre. Quanto cacchio è veloce la lepre? Ma è velocissima la lepre. 60 km orari? Ma la lepre è uno degli animali più veloci del mondo. Questo invece è un footage dello stesso video visto da vicino. Allora, eccoci qua. Questo è un addestramento. Un addestramento fatto ovviamente con armi finte all'interno di un contesto sicuro. Armi per bambini questi qua, ok? Lanciano la flashbang. Ma la vera domanda è: ma perché non hanno scavalcato? Perché la porta è fake. Mamma mia, questi militari che non sanno le cose basic. C'è una figura maschile. C'è una figura maschile fake, perché ti incute timore effettivamente. Perché tu dici: ma è reale o è fake? E invece è letteralmente un dipinto per intimorire le ragazze all'interno del bagno della scuola. Ma è geniale questa cosa, è pazzesca. Allora, ecco come starnutiscono i russi. Praticamente, io vi ho detto che bisogna avere timore un po', perché sono molto più forti di noi. Praticamente, che succede? Cosa succede? Ma questo è altro che Covid. Sì, sì, mamma, sistemo io le pentole, le metto tutte io dentro il cassetto, le sistemo io. Allora, ecco un altro dei motivi per cui bisogna aver paura anche delle ragazze russe, delle donne russe, perché qua piega le pentole. Ma sta letteralmente piegando delle pentole. Ma poi per quale ragione? Vabbè, però effettivamente se voi ci pensate, se tu pieghi le pentole e poi le riponi all'interno dei vari cassetti, eccetera, occupi ovviamente molto meno spazio. Poi semplicemente le srotoli. Poi perché usare il motore di un furgone quando puoi utilizzare questa donna come cavallo però sono gusti. Come si combatte il Covid in Russia? Maschera antigas di Chernobyl con mascherina, però chirurgica. Ma it's my life. Ma cosa sta vedendo? Ma questo è il pa... Ma amore, andiamo sull'altalena. Si trova sotto 3 metri di neve. Ma cosa sto guardando? Ma cos'è sta roba? Ma poi con sta musica, it's my life russo. Video che ti fanno sentire male. Questo tizio sta andando con i pattini.
su questo strato di ghiaccio. E non vorrei dire una cavolata, ma quest'audio qui è originale. Cioè, queste specie di laserate che sentite alla Star Wars è letteralmente il ghiaccio che si sta segando, si sta spaccando. E lui tipo sta per morire letteralmente. Ma probabilmente se il video è stato uppato vuol dire che poi è sopravvissuto. Uno normale check day dopo le elementari con i bro, con i boys. E questi sono invece i desho russi, cioè praticamente gli esperimenti sociali in Russia. Come vengono fatti? We'll be right back.